tutti, oggi è martedì 17 gennaio, dai, il giorno prima del mio esame e non dovrei vloggare perché dovrei concentrarmi di più sullo studio, però ci ho preso così tanto gusto che voglio vloggare di più e quindi oggi vloggo. Vi faccio salutare da Luna. Ciao Luna, saluta, manchi alla gente, manchi tantissimo, lo sai. Cioè ormai tu sei una diva. Anyways. E niente, oggi è un'altra di quelle giornate in cui non succederà assolutamente niente, anzi, forse mi dovrebbe arrivare un pacco da Amazon. Infatti ho deciso di provare Amazon Pantry, soprattutto per l'acquisto di cose pesanti ed ingombranti. Oltre a questo, la mia giornata consiste come sempre in studio, in un allenamento in palestra perché pre-esame ci vuole allenamento in palestra e vi farò vedere anche qualche esercizio di Runtastic Results perché avete ancora la possibilità di scaricare il mese gratis e probabilmente chi l'ha già scaricato, gli è già scaduto, sappiate che c'è la possibilità di acquistare l'abbonamento se vi è piaciuto con il mio codice avendo uno sconto del 40%, quindi molto conveniente. E poi questa sera come di tradizione pre-esame arriverà Veronica e mangeremo il risotto e le zucchine con il salmone. Questo mi ricorda che devo tirare fuori dal freezer il salmone. Sappiate che siete sul mio frigo. Quindi, allora, una fetta di salmone. Questo è un po' triste come fetta. Non ci sono più salmoni una volta. E dobbiamo andare con questo. E un'altra fetta di salmone, top. Perché il salmone pre-esame fa passare l'esame. Guffata a bestia, però. Dettagli. Questa sarà la mia giornata. Vi porterò con me perché ho visto che questo tipo di video vi piace. E a me piace girarli, mi piace parlarvi. Per pranzo oggi mi voglio fare una pasta semplicissima con l'obiettivo di svuotare il frigo perché dopo il mio esame andrò a Padova per il weekend e probabilmente mi tratterrò qualche giorno in più anche durante la prossima settimana per fare un po' di compagnia a mia mamma. Quindi mi è rimasta l'altra metà della ricotta che ho usato nel vlog precedente, però questa volta la voglio utilizzare per fare una pasta più sugosa. A me piace tantissimo la pasta al pomodoro, che è qualcosa di intramontabile e insuperabile, quindi farò una semplicissima pasta al pomodoro con la ricotta frantumata sopra. Mi piacerebbe tantissimo avere del basilico fresco, ma non c'è. Per fare il sugo di pomodoro faccio appassire in padella della cipolla. Quando vedo che sia dorata, allora aggiungo il sugo. Lo lascio riscaldare e cucinare aggiungendo dell'aglio in polvere e del pepe e lascio il pomodoro riapprendere. A parte cucino la pasta, la scolo, la faccio saltare con il pomodoro e infine aggiungo la ricotta che siccome questa è quella pasta dura, non è quella morbida, si sgretola sopra la pasta e aggiungo un pochino di origano. Altro pepe. Su il pacco di Amazon perché, come previsto, è arrivato. Ho capito che i corrieri consegnano sempre all'ora di pranzo, quindi vi faccio vedere. Spostiamo un po' di roba. Quello che ho preso. Allora, questa è la scatola di cui Luna si è già impossessata. Come vedete, scusa culetto, fai vedere Amazon Pantry, i vostri prodotti direttamente a casa vostra. Allora, cazzo, ma ci fa le strafare. Ok, ce l'ho fatta. Il motivo per cui ho ordinato da Amazon Pantry è perché ci sono cose che sono ingombranti e pesanti e io sono qui col motorino e non con la macchina. Quindi quando vado a fare la spesa posso comprare magari o la carta igienica o l'acqua o la sabbia del gatto e quindi non posso prendere più cose, quindi devo fare più viaggi e perdo molto più tempo. Allora, i soliti serpenti. Ho preso due casse d'acqua della Levissima. Acqua per mesi. No, in realtà io bevo tantissimo, quindi non è vero.
Praticamente tu devi riempire una scatola. Quando acquisti da Amazon hai le percentuali, tipo l'acqua riempie il 20% della scatola. Ogni scatola costa, mi pare, 4 euro e tu vai al riempimento della scatola. Quando ne hai riempita una va direttamente alla prossima. Quindi diciamo che io, il mio obiettivo era prendere l'acqua, ma soprattutto era provarlo, vedere come funzionava. E quindi ho riempito poi con cose un po' accessorie, ad esempio, ok, le due casse d'acqua, poi ho preso due Labello perché mi si seccano spesso le labbra e a febbraio andrò in montagna, quindi sicuramente poi tanto io lo perdo subito, ho bisogno di due. La brava casalinga, le spugnette per i piatti, un balsamo, ci stava, e alla fine questo era per riempire il pacco, capelli lisci da lisciare, al cacao e olio di cocco. E poi ho preso, questa è carta igienica, ho preso la carta igienica. Tutto questo l'ho pagato 15 euro. Per me è poco perché io so che la Levissima al supermercato costa 5 euro a cassa, mentre lì su Amazon l'ho trovata a 2,20 euro. E molti prodotti erano a sconto e mi è stata portata a casa. Ho soltanto dovuto fare la fatica di portarmelo su al terzo piano senza ascensore. Però adesso ho le scorte per almeno 3 settimane e quindi top. Consigliato, sono contenta. È una scatola! Luna, è una scatola! Brava. Visto? Dai, in esplorazione, dentro. Su, è il tuo nuovo giocattolo. È il tuo nuovo castello. Brava, amore. Luna ha la passione delle scatole, lei piace giocarci, piace starci dentro, e infatti, vedi, subito. Infatti la sua cuccia è una scatola di cartone, e non è perché non le ho mai comprato una cuccia, ma proprio perché lei preferisce questa rispetto a qualsiasi altra cuccia. E mi sa che adesso quella lì di Amazon diventerà la sua nuova. È patatina. Oh, una scatola, regalone.
cosa? Adesso non si viene nemmeno più a salutare alla porta? Eh? Cos'è questa storia? Quanto me l'hai leccato sto pigiama? Eh? Cucciolino. Eccola. Certo, una leccatina, giusto per, no? Eh? Eh? Posso girare la pagina? Come faccio a ripetere? Me lo dici? Eh? Ah, siamo qui a guardarci, cioè. Sono tornata a casa oggi dopo l'esame e mi è arrivato il pacco di My Protein, quindi ho pensato che non ci fosse modo migliore per chiudere il video. Quindi apriamo. Questi serpentelli io non li capisco però. Olè! Allora. Non è il pacco che pensavo di ricevere io. Questo è un pacco speciale, questo è un pacco segreto. Qui dentro ci sono i nuovi prodotti della gamma naturale, che ancora non vi posso far vedere perché prima devo testare e poi vi potrò dire cosa mi piace, se mi piace, perché mi piace. Quindi vi posso soltanto far vedere la parte di abbigliamento, perché è uscita la nuova gamma ed è la linea core e la linea senza cuciture. Ora ci sono i leggings neri che hanno questo effetto vedo non vedo sul polpaccio e sulla tibia. Hanno una specie di cuoricino sul sedere. Sono in cotone e la taglia che ho preso di questi leggings è la XS. Poi il top a mo' di reggiseno color grigio con la scritta MP, che sarebbe abbinabile ai pantaloni sempre della linea core grigi. A me piacciono di più questi piuttosto che i top veri e propri, perché questi, per come sono conformati, mi stanno meglio addosso. Poi la canottiera che avevo già preso in slavatura grigia, questa volta l'ho voluta prendere in slavatura verde. E poi il pezzo forte, secondo me, la maglia a maniche lunghe in tessuto tecnico con i buchi per i pollici. E questa non vedo l'ora di utilizzarla sotto la tuta da sci, sinceramente, perché è un tessuto e un materiale davvero ottimo per, secondo me, chi va a correre fuori, chi ha bisogno di tenersi al caldo. Devo dire che My Protein con questa nuova gamma si è davvero superata
e ha davvero fatto un passo in avanti verso la qualità. Quindi sono davvero contenta di collaborare con loro. Tutti i pezzi che avete visto addosso a me sono taglie XS e come al solito, sapete la modalità, potete acquistare da MyProtein usando il mio sconto e se cliccate attraverso il link lo sapete che mi fate un favore. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio immensamente. Per me vloggare ormai è diventato un piacere, una gioia e davvero mi piace quando ho qualcosa da farvi vedere. E adesso ho 2 settimane di pura vacanza, quindi sarò un vlog continuo, cioè dovrò trattenermi dal vloggare perché mi piace troppo e mi piace coinvolgervi nella mia vita. Grazie mille, a presto.